Ho cominciato che avevo 7-8 anni. Poi a 27 anni ho cominciato a costruire le zampogne. E poi sono arrivato alla fine che ho fatto tutti i tipi di zampogne. Prima cosa, noi diciamo, devi tagliare il legname quando la luna è buona. Poi lo metti a stagionare, ma il legno di olivo ci vogliono almeno 5-6 anni per stagionare. All'ombra lo devi stagionare. E poi puoi cominciare a lavorarlo questo legname. Io sono stato in America con l'Università di Salerno 5 anni. Siamo stati scambi culturali con l'Università di Filadelfia e l'Università di Salerno. Sono andato l'82. Non è che eravamo solo suonatori italiani, ma quelli c'erano di tutto il mondo, i greci, spagnoli, francesi, ma di tutto il mondo. E tanti ragazzi, poi sono venuti pure 4-5 ragazzi qua. Sono stato un mese qua, tutti i giorni stavano qua. Hanno visto come si facevano le ance, hanno cominciato pure loro a farsi le ance. E poi se le fanno da sole le ance in America. Ma ti dico, era una cosa. Io sono rimasto balordito, veramente bravi. Mio padre era costruttore, quindi sono stato sempre in mezzo alle zampogne. Vedevo papà che faceva vicino al tornio e allora mi appassionava e andavo a fare, anche rovinandogli qualche pezzo di legno a papà, facevo qualcosa. Quindi mi sono trovato in mezzo alla cosa e l'ho portato avanti. E per finire la zampogna, pure la notte. Magari dormivo 2 o 3 ore per poi alla mattina andare a lavorare perché dovevo finire quella cosa, la passione che ti attirava a fare quella cosa, hai capito? È come una calamita che più ti avvicina e più ti attira. Però mio zio, mio padre, che erano grandi suonatori, ma loro venivano dalla pastorizia, dai contadini. La musica era nelle orecchie, la sentivano e la riuscivano a fare con le note, capite? Chi ha la passione non c'è bisogno di conoscere la musica, questi sono i suoni ad orecchio chiamati. Quindi sentendo sviluppavano le cose, poi ognuno con la sua tipica melodia, perché se tu ascolti cinque zampognaro, ognuno farà una diversità dall'altra, anche se fanno tutta la novena, no? Però faranno cinque cose un po' diverse, perché ognuno poi ci mette il suo, diciamo. La zampogna è fatta così, non è musica scritta che tu leggi e quella è. E perciò viene chiamata musica a orecchio.